Professor Del Bocca, lei ha studiato per tantissimi anni la storia coloniale, ma anche la storia dell'Africa. Non le chiediamo, come dire, non ha una sfera di cristallo, non le chiediamo di predire il futuro, però dall'alto dei suoi 90 anni di esperienza e decine e decine di anni di studi, cosa dobbiamo aspettarci per il futuro, per quanto concerne perlomeno l'area che lei conosce, ha studiato più a lungo, che è l'area, diciamo, del Nord Africa, la Libia, l'Egitto, ma anche l'Etiopia, il Corno d'Africa. Cosa dobbiamo aspettarci? Ma intanto ci sono delle cifre che mi hanno colpito, perché sono cifre date in questi giorni. Praticamente nel 2050, cioè praticamente fra 30 anni, l'Africa avrà 2 miliardi e mezzo di abitanti, cioè 2 volte e mezzo quello che è oggi. È una cosa enorme, il che vuol dire che quando ci sarà. Non ci sa, se non ci saranno guerre tribali, naturalmente, beh, insomma, sarà una cosa enorme l'esplosione della popolazione. E poi c'è da sperare che quando uno prende una laurea poi non vada negli Stati Uniti o vada in Inghilterra o venga in Italia, voglio dire, rimangano sul posto e creano le classi dirigenti, eccetera. C'è, intendiamoci, una speranza per l'Africa. E devo dire che io sono sempre stato molto, molto perplesso perché vedevo i regimi militari. C'è stato un periodo negli anni 70-80 che erano tutti regimi militari spaventosi, e poi invece poco poco, insomma, ci sono delle cose che lasciano un certo conforto, ecco. E quindi io sono, nei confronti dell'Africa di domani, sono abbastanza ottimista.